Parola d'ordine, dare continuità. L'Europa Ovini, pallacanestro Chieti, vuole domenica con palla 2 alle ore 18 al Palla Tricalle continuare la striscia di vittorie. L'avversario è Nardò dell'ex Amatori Pescara Drigo. Il presidente Gabriele Marchesani ai nostri microfoni parla dell'appuntamento con uno sguardo anche al mercato, non definitivamente chiuso. Ormai certo stiamo giocando veramente molto bene, lo conferma la vittoria fuori casa di Fabriano davanti a circa 3.000 spettatori. La squadra ha dimostrato di essere in palla, è una squadra ormai consapevole di essere forte dei suoi mezzi. Chiaramente dobbiamo continuare con le vittorie perché dobbiamo comunque mantenere salda la seconda posizione anche se insieme ad altre formazioni. Presidente, Nardò è una delle squadre, lo diceva coach Piero Cohen nella nostra trasmissione, che probabilmente ha reso meno rispetto alla qualità del roster. Bisogna comunque tenere le cosiddette antenne dritte. Assolutamente sì, anche perché all'andata ho visto comunque una squadra veramente forte, forte singolarmente, forte come squadra. Abbiamo perso meritatamente, quindi abbiamo comunque il dovere e il diritto di riscattarci qua in casa davanti al nostro meraviglioso pubblico. A proposito di pubblico, questa striscia importante di vittorie che avete conquistato negli ultimi mesi, diciamo è un piccolo regalo che avete fatto a questo pubblico che vi ha dato fiducia da subito? È un piccolo regalo ad un pubblico che merita tanto, sinceramente meriterebbe ancora qualcosa in più rispetto a quello che oggi noi siamo, però lavorando bene e voglio sottolineare ancora il lavoro di Piero Cohen da quando è arrivato, insomma ha portato dei frutti molto molto interessanti e molto importanti. L'ultima, presidente, perché il mercato si chiuderà il 28 febbraio, qualche settimana fa scherzando diceva che si sarebbe tesserato lei, però se dovesse capitare qualche under interessante anche in prospettiva futura, mercato lo consideriamo ancora aperto? Stiamo sempre alla finestra, certo.